Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura alla pagina politica dedicata alla campagna elettorale, alle elezioni del 4 marzo. Questa mattina a Pescara, Noi con l'Italia, UDC e Noi con Salvini hanno presentato rispettivamente le proprie liste per Camera e Senato. Tra l'altro il leader della Lega sarà domani pomeriggio alle 18 a Colonnella. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Raccogliere i voti dei delusi del centro-sinistra e dal PD e di quanti non si riconoscono nella proposta dell'ala destra della coalizione di centrodestra. E questo l'obiettivo di Noi con l'Italia UDC, che ha presentato le sue candidature per Camera e Senato. Accanto al segretario dell'UDC regionale Enrico Di Giuseppe Antonio, attualmente sindaco di Fossa Cesia, ci sono due big del Teramano come Giulio Sottanelli e Gianni Chiodi. Il presidente emerito della regione Abruzzo proprio all'ultimo ha scelto la lista centrista dopo l'esclusione dalle candidature di Forza Italia, che ha scelto di non presentare consiglieri regionali in carica. No, c'è una delusione per i territori, cioè c'è stata un'assenza di considerazione ai territori di Teramo e dell'Aquila, e questo purtroppo è un errore di Forza Italia. Però noi ci siamo, cerchiamo comunque di rappresentarli, faremo del nostro meglio. Una bella squadra, direi, personalità importanti, da Giulio Sottanelli a Gaetano Quagliariello, a Enrico Di Giuseppe Antonio, tutte personalità che si sono anche contraddistinte per un'attenzione verso i loro territori di riferimento. La grande fuga di D'Alfonso, dovuta al fatto che presto saranno evidenti tutte le fumisterie, il castello di chiacchiere che ha creato, e quindi scappa verso il Parlamento, rimette in gioco la regione, e tra 6 mesi, quando si andrà a votare, la regione sarà una partita tra 5 Stelle e centrodestra. Sempre nel campo del centrodestra, giovedì in Abruzzo arriverà il leader della Lega Matteo Salvini. L'unica tappa regionale in programma è prevista a Colonnella, in provincia di Teramo, con inizio alle ore 18 al Cineplex Arcobaleno. Matteo domani verrà in Abruzzo, verrà a supportare la sua squadra sul territorio regionale. I punti fondamentali di questa rivoluzione del buonsenso, che vanno a una situazione di abbattimento della legge Fornero, alla crescita del lavoro, dell'occupazione, al ripristino della legalità e della sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione, e poi a scendere anche per quanto riguarda tutte le questioni relative alla pace fiscale e agli aiuti alle famiglie, alle imprese, per poter permettere a questa nostra nazione di ripartire. Adesso la cronaca: è morto questa mattina all'ospedale di Pescara il 25enne di Civitacquana, che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 29 gennaio sulla strada regionale 602 che collega Catignano a Civitacquana. Il giovane era alla guida di una moto quando ha perso il controllo del mezzo, che era prima finito a terra e poi contro un palo. Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Pescara, ricoverato nel reparto di rianimazione, non si è mai ripreso, e questa mattina c'è stato il decesso. Proseguiamo con la cronaca. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto un'inchiesta sulla morte dei due sciatori avvenuta sulle piste di Campofelice durante un fuoripista. Per ora si agisce contro ignoti, ma non sono esclusi prossimi avvisi di garanzia. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. La Procura della Repubblica dell'Aquila, come era nelle previsioni, ha aperto un'inchiesta sulla tragedia dei due sciatori romani, Massimo Urbani e Massimo Franzé, morti domenica dopo essere stati travolti da una slavina mentre erano intenti a sciare a Campofelice in un fuoripista nella zona dell'anfiteatro, assieme ad un amico che invece fortunatamente si è salvato. Per ora il pubblico ministero, titolare dell'inchiesta, che è David Mancini, indaga contro ignoti, ma questo non esclude che prossimamente possano esserci anche degli iscritti nel registro degli indagati. Al vaglio del magistrato c'è ovviamente un'informativa consegnata dai carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo e la testimonianza del superstite, che è ancora ricoverato all'ospedale San Salvatore del capoluogo. L'uomo ha raccontato che lui e i suoi compagni, prima della tragedia, erano stati preceduti da uno snowboardista e che avevano deciso di percorrere lo stesso il tragitto. L'autopsia sui due sciatori, effettuata all'Aquila, ha stabilito che la causa dei decessi sono i traumi riportati nello schianto con gli alberi nel bosco, non il soffocamento causato dalla slavina che li ha ricoperti. Il riferimento alle condizioni invece del sopravvissuto è ancora in prognosi riservata, anche se ci sono lievi miglioramenti. L'uomo è vigile, ma è stato di shock ovviamente nel reparto di chirurgia.
E proseguiamo con un'operazione della Guardia Costiera che ha sequestrato oltre 3 quintali di pesce negli ultimi giorni, in particolare ispezionando un peschereccio appena rientrato in porto in cui è stato rinvenuto del pescato in quantità eccedente rispetto alla massima quantità consentita. Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 4.000 euro ed il pescato, 135 kg di vongole, è stato rigettato immediatamente in mare. Nei giorni scorsi gli stessi militari, in occasione di altri controlli, avevano comminato sanzioni pecuniarie per 13.000 euro e posto sotto sequestro 200 kg di pescato in quanto privo di qualsiasi documentazione utile a certificarne la tracciabilità, aspetto essenziale per fornire al consumatore la certezza della qualità del prodotto ittico. Ed ora siamo ai dati che riguardano l'economia. Continua a decrescere il tessuto imprenditoriale artigiano della regione, male tutte le province, secondo quanto emerge da uno studio fatto realizzare dalla CNA. Vediamo. In Abruzzo sono state perse 4.206 imprese negli ultimi 5 anni. A dirlo è uno studio commissionato dalla CNA ad Aldo Ronci e realizzato sulla base di dati Movimprese. Lo scorso anno il saldo delle imprese del settore artigiano ha fatto segnare un meno 600 aziende. Negli ultimi 5 anni l'insieme delle imprese attive è passato da 131.072 del 2012 a 126.866 del 2017, evidenziando una flessione del 3,21%, valore doppio rispetto a quello nazionale, fermo all'1,71%. Nel 2017 il saldo tra le nuove iscrizioni delle imprese e le cancellazioni mette in luce un incremento di 563 unità, che si traduce in una crescita dello 0,38%, più modesta rispetto al dato nazionale dello 0,75%. Se inoltre al saldo si somma il dato relativo alle cancellazioni d'ufficio, nel 2017 il numero delle imprese attive in Abruzzo subisce una flessione di 197 unità. Ogni chiusura è un danno economico per il territorio, ma anche una perdita di saperi, competenze e mestieri, dice Savino Saraceni, presidente regionale di CNA. Abbiamo avanzato una serie di proposte alla regione, continua il presidente, che però non ha investito neanche un euro sui nostri progetti per rilanciare l'artigianato. La maglia nera tra le province è Chieti, a seguire L'Aquila, Pescara e Teramo. I decrementi percentuali delle 4 province abruzzesi sono tutti superiori al dato nazionale. Le imprese artigiane in Abruzzo hanno subito variazioni negative in quasi tutte le attività economiche, ma in particolare nell'edilizia, nell'industria manifatturiera, nei trasporti e nella ristorazione, in lieve controtendenza ai settori pulizia e giardinaggio e servizi alla persona. Proseguiamo parlando di lavoro. Tu ha presentato il piano di assunzioni, sono ufficiali 79 nuovi ingressi, in arrivo anche 200 nuovi mezzi autobus. Ascoltiamo. Le assunzioni che noi prevediamo di fare entro prima dell'inizio della stagione estiva sono 79. In particolare 55 riguarda operai specializzati di officina, perché la scelta aziendale è stata quella di riportare tutte le manutenzioni all'interno della società. Diciamo che questo primo esperimento che abbiamo fatto ci ha dato già dati molto significativi, abbiamo abbattuto il 33% i fermi tecnici. Purtroppo uno dei punti, diciamo, critici nostri riguardano la vetustà media dei veicoli, che oggi è 12,8 anni, quindi è notevolmente alta. Se abbiamo predisposto un piano con la Regione Abruzzo per l'acquisto di 206 autobus nel giro di 2 anni, 2018-2019. Oggi il parco nostro ammonta a 865 autobus, quindi è una iniezione notevole. La sostituzione di mezzi obsoleti abbastanza estesa, fatto sta che, ecco, ridurre la vetustà media a 9,7 anni farà cambiare la situazione aziendale. Ecco. Un'altra assunzione che facciamo è quella di rimpiazzare il personale viaggiante attraverso 20 assunzioni. Queste saranno immediate perché attingiamo personale dalla graduatoria, che sono oramai, con queste 20 assunzioni, la graduatoria del concorso precedente va a esaurimento, quindi c'è da anche programmare un nuovo concorso, ma che avverrà dopo la stagione estiva.
Infine sono tre dirigenti. Abbiamo riproposto alla Regione un nuovo organico, un po' per problema dirigenziale, la sostituzione di alcuni di un pensionamento, e l'altra è coprire due posti che sono nevralgici, il direttore del ramo ferrovia. La seconda assunzione, che io ritengo strategicamente fondamentale, è di trovare un dirigente di alta specializzazione nel settore informatico, perché tu appunta all'informatizzazione di tutti i settori. Ora ci spostiamo a Teramo. Sarà difficile salvare i posti di lavoro dei dipendenti della cooperativa sociale Tercop, che da 25 anni gestisce gli stalli a pagamento della città. L'arrivo dei nuovi parcometri genererà inevitabilmente nuova disoccupazione. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. 27 dipendenti della Tercop in bilico a Teramo. Sono i parcheggiatori della cooperativa sociale che da oltre 25 anni gestisce gli stalli a pagamento in città. L'arrivo, già programmato dalla passata amministrazione comunale, dei nuovi parcometri metterà a rischio molti di questi posti di lavoro. In attesa della nuova gara, i sindacati stanno tentando una mediazione con l'attuale commissario prefettizio per reimpiegare i possibili disoccupati in lavori utili al comune. Che cosa prevedete per i vostri 27 lavoratori? Beh, per noi cooperativa è difficile prevedere, perché le scelte non stanno in mano nostra, sta in mano al commissario, in cui si stanno rapportando anche i sindacati per cercare di una via d'uscita per salvare il massimo dei posti di lavoro. Ieri c'è stato questo incontro e quindi pare che ci sia una prospettiva di fare una gara non al massimo ribasso o rialzo in questo caso, che penalizzerebbe al massimo l'occupazione, perché a quel punto tutti dovrebbero licenziare il massimo del personale per avere la possibilità di vincere la gara. Quindi, se viene evitata appunto la gara al massimo ribasso, una cifra sarà stabilita dal comune, eventualmente qualche occupato in più si potrebbe ricavare dalla rinuncia eventuale agli utili di soggetti offerenti. Comunque non tutti i 27 resterebbero al lavoro? Questo sarà molto difficile. È chiaro che dipende dai numeri. Se il comune ad esempio intende guadagnare molto di più rispetto a quello che guadagna oggi, è chiaro che i miracoli non si possono fare. Secondo lei i parcometri a pagamento sono meglio dei parcheggiatori? Allora, su questo evidentemente i teramani noi abbiamo un'idea sicura, precisa. Tanti hanno apprezzato il nostro lavoro in 25 anni, non abbiamo elevato una sola multa per un ritardato pagamento. I vari specchietti rotti negli spazi di manovra sono stati rimborsati, quindi diciamo che qualcosa abbiamo offerto. In 25 anni non c'è mai stato un furto di auto oppure all'interno delle auto. Sono cose che magari quando ci stanno non si apprezzano molto. Poi magari il giorno che purtroppo mancheranno e magari ritornerà il cliente con la macchina danneggiata, non si potrà rivolgere a nessuno, oppure magari una multa perché dopo mezz'ora non si è fatto in tempo a ritornare, è chiaro che qualcuno forse poi mi rimpiangerà. Forse. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo di ambiente. Pronto un ricorso al TAR contro il parere favorevole alla vinca che il comune di Vasto ha rilasciato per il cementificio a freddo di Punta Penna. WWF e Lega Ambiente contestano il progetto, che è a pochi passi dalla riserva naturale di Punta Aderci. Vediamo. Un progetto sciagurato, così WWF e Lega Ambiente definiscono la realizzazione di un cementificio a freddo in località Punta Penna di Vasto, a pochi passi dalla riserva naturale regionale di Punta Aderci. Ieri sul tema era intervenuto il direttore generale dell'ART Abruzzo, Francesco Chiavaroli, annunciando di aver costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare con l'obiettivo di avere un'esatta cognizione delle potenziali interferenze dell'attività produttiva sull'area protetta. Sotto accusa c'è il parere favorevole che il settore urbanistica del comune di Vasto ha rilasciato rispetto alla valutazione di incidenza ambientale Vinca riguardante il progetto di cementificio a freddo che una società di Foggia, la Escal SRL, vorrebbe realizzare in un capannone già esistente della zona industriale di Punta Penna, nella fascia di rispetto della riserva naturale di Punta Aderci.
uno che è sbagliato, che non tiene conto delle criticità ambientali e che a nostro avviso dovrebbe essere cancellato. Ci auguriamo lo possa fare la magistratura, se il Comune di Vasto non lo farà lui stesso in autotutela cancellando questa assurda scelta. Quello che è evidente è la difficoltà che hanno i comuni nell'affrontare questo procedimento, che di per sé è complesso perché richiede un tavolo multidisciplinare e delle competenze trasversali. A detta delle stesse amministrazioni, caso specifico l'ufficio dell'urbanistica di Vasto, ha manifestato pubblicamente la difficoltà nell'affrontare una decisione di questo tipo, e quindi chiediamo che la Regione si riappropri di uno strumento che può garantire attraverso l'esercizio diretto la giusta perequazione delle problematiche ambientali, sociali ma anche economiche, tenendo al centro l'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo o della singola opera. Ammonta ad oltre 1 milione di euro il maxi risarcimento che il comune di Scurcola Marsicana dovrà pagare a 19 aziende italiane che negli anni 90 scaricarono fanghi sui piani palentini. Negli anni 90 infatti la forestale scoprì nei terreni intorno a Scurcola fanghi provenienti dalla depurazione e rifiuti definiti tossici e nocivi. Subito partì un'indagine con 88 indagati e nel 93 la società Biolite scoprì le carte spiegando che aveva l'autorizzazione per smaltire in quel territorio fanghi biologici. L'amministrazione comunale nel 2001 ha chiesto un risarcimento danni all'azienda, ma il Tribunale di Avezzano ha respinto questa richiesta perché non sarebbero stati danneggiati i beni ambientali, anzi condannando il comune. Ci racconta questa storia la redazione di Infomedia News. Il caso Biolite nella Marsica è una ferita di vecchia data. Datata, certo, ma non passata nel dimenticatoio. Il sindaco di allora di Scurcola Marsicana era Vincenzo Silvestri. La discarica, scoperta a seguito di una vera e propria soffiata da Alvaro Frezzini, venne sequestrata dal NOE di Roma, ossia dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, il 1° aprile del 1996. Lei come scoprì la discarica? Mi fui avvertito da delle persone del posto di Scurcola. Rimane la puzza, rimane il fetore immane che questi fanghi mandavano quando venivano trasportati e quando qui sopra si mescolavano, si lavoravano per portarli poi al deposito definitivo. La falda acquifera si trova a pochi metri di profondità, quindi il sistema di falde dei piani palentini poteva essere decisamente tutto inquinato. Già da tempo, pure con Alvaro, avevamo intenzione di fare un qualcosa, di cercare di formare un comitato, se è possibile, come ho detto, intercomunale, e vedere se premendo con l'istituzione, facendo delle azioni, è possibile poter effettuare carotaggi. Abbiamo detto alla Regione quali sono le condizioni economiche oggi del Comune, che non può assolutamente far fronte ad un impegno così gravoso per poter far fare di nuovo dei carotaggi, dei sondaggi e procedere poi alla bonifica di quello che è il sito. Scurcola si è ritrovato nel 2014 con questa condanna sulle spalle e quindi condannato a pagare 1.100.000 euro circa a queste ditte che avevano comunque creato questo danno immane sul territorio. È stata accolta la richiesta di appello e adesso si sta procedendo all'appello. Ed ora cambiamo argomento perché sarà attivo a breve nei 10 comuni che appartengono alla comunità montana Aventino-Medio Sangro il sistema di videosorveglianza installato in questi giorni lungo le strade del territorio. Per renderlo operativo manca solo il via libera del comitato provinciale per la sicurezza pubblica, che dovrà convocare il prefetto di Chieti. Vediamo il servizio. 10 comunità da Casoli a Palena sono in attesa che il prefetto di Chieti convochi il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Poi finalmente il servizio sarà attivato sul territorio che negli ultimi anni è stato preso d'assalto da veri e propri raid predatori. Il sistema di videosorveglianza è pronto per entrare in funzione, installato dalla ditta di Lullo che si è aggiudicata il bando della Comunità Montana Aventino-Medio Sangro con circa 250.000 euro di fondi statali.
Le 35 telecamere dotate di tecnologia di ultima generazione leggono le targhe delle auto in transito sia di giorno che di notte, spiega il commissario della Comunità Montana Antonio Innaurato. Sono state posizionate in punti strategici lungo le strade del territorio che si estende per oltre 300 km quadrati. Incroci appositamente individuati assieme ai comandanti delle stazioni dei carabinieri che conoscono le vie di fuga utilizzate dai ladri. Sarà un lavoro di sinergia delle forze dell'ordine con le polizie municipali che registreranno le immagini H24 e le conserveranno nei comandi di Casoli e Palena per un tempo limitato. I comuni interessati sono Casoli, Civitella Messerraimondo, Colle di Macine, Gesso Palena, Lamma dei Peligni, Letto Palena, Palena, Rocca Scalegna, Taranta Peligna e Torricella Peligna. Quindi partiamo da un'area che è un'area parco, quindi la parte orientale della Maiella, una zona, poi vengono i centri abitati, poi la zona pre-parco e poi la zona, cioè la zona contigua e poi la zona industriale. Quindi sono diverse situazioni che si determinano, ma soprattutto diversi interessi, quindi è facile venire nei nostri territori e scomparire. In questo modo, controllando le strade dell'ANAS, le strade provinciali, le strade comunali, noi riusciamo a intercettare in una settimana e quindi tenere ferme le immagini, quindi riuscire a verificare attraverso le forze dell'ordine tutti i movimenti che ci sono nelle 24 ore. Andiamo avanti, restiamo sempre in provincia dell'Aquila. Sabato 10 febbraio verrà riconsegnato alla cittadinanza, grazie all'impegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il municipio di Barisciano, sede storica del comune. Oltre 1,5 milioni di euro i lavori effettuati. Vediamo. Verrà riconsegnata sabato 10 febbraio la storica sede del municipio di Barisciano danneggiato dal sisma del 6 aprile. Si terrà sabato 10 febbraio infatti la cerimonia di reinaugurazione e riapertura della sede storica del municipio di Barisciano, gravemente danneggiato dal sisma ed ora reso nuovamente agibile e a servizio della comunità. Grazie ai fondi stanziati dalla delibera CIPE 135 del 2012, messi a disposizione dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione del Cratere, di cui è titolare Pari Esposito, pari a oltre 1,5 milioni euro e altre risorse del Comune per ulteriori 200.000 euro con il supporto del provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Molise che ha svolto il ruolo di stazione appaltante dell'intervento. In meno di 2 anni sono stati completati i lavori di recupero e miglioramento sismico volti a salvaguardare le caratteristiche dell'edificio, a ripristinare gli elementi di notevole valenza architettonica e a eliminare le carenze strutturali, ripristinando la funzionalità dei locali e adeguandoli alle normative vigenti. Il municipio verrà intitolato a Paolo Borsellino e Giuseppe Falcone e dopo la posa delle bandiere presso la rinnovata sala consiliare interverranno, oltre al sindaco Francesco Di Paolo, tante altre autorità, compreso Fabrizio Barca, già ministro per la coesione territoriale, e il dottor Gianni Letta, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma ci saranno anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e tanti altri ospiti di spessore. Ora siamo alla pagina dello sport, partiamo dal calcio e dalla Serie B. Seduta singola mattutina per il Pescara, recuperato Capone, assente Campagnaro, differenziato per coda. Con la Salernitana potrebbe dunque esserci il debutto al centro della difesa di Gravillon. Dopo l'allenamento sono stati presentati 6 volti nuovi del mercato di gennaio, oltre appunto a Gravillon anche Falco, Fiamozzi, Yamga, Macin e Bunino. A margine della conferenza stampa abbiamo avvicinato il presidente Daniele Sebastiani, con cui abbiamo parlato dell'allenatore Zeman, delle plusvalenze e dell'obiettivo playoff. Sentiamo l'intervista di Andrea Costantini. È un pezzo del futuro del Pescara perché sono intanto giocatori giovani, giocatori di grande qualità e i giocatori ci possono assicurare almeno i prossimi anni. Poi si sa che questo è un mondo dove se questi giovani di qualità fanno bene hanno altre ambizioni, però intanto abbiamo gettato le basi per il prossimo anno per ripartire in qualsiasi categoria uno si possa trovare con un gruppo già di qualità. Ecco, molti tifosi dicono però il presidente va a caccia di plusvalenze e quant'altro. Lei cosa si sente di
ribattere. Ma io non devo ribattere nulla, perché purtroppo il calcio è bello anche per questo, che tutti possono parlare anche quando non conoscono i fatti. Se non si fanno plusvalenze, ma quelle reali, non c'è possibilità di portare avanti le squadre. Se la Juve vende Pogba per comprare Higuain, penso che il Pescara possa vendere anche la rete delle porte per poter andare avanti. Quindi non devo ribattere a nessuno, io ribatto con i fatti sempre. La realtà è che il Pescara è da 10 anni nelle mani di questo gruppo, non ha mai dato problemi di nessun tipo, non ha mai avuto nessun tipo di penalizzazione. In questi anni sono stati fatti degli investimenti importanti che il Pescara in 80 anni di storia non ha mai avuto. Sono passati per Pescara fior fiori di giocatori che oggi, se guardiamo la Serie A, tra allenatori e giocatori che sono venuti a Pescara e sono passati per Pescara, praticamente ce ne sono tantissimi. E di cosa dovrei parlare e cosa dovrei ribattere? Sono i fatti e parlano per noi. Senta, Presidente, lei ha detto se non sarà playoff sarà fallimento. Ribadisce questo concetto perché un concetto appunto di tale forza? Perché io sono convinto di avere una squadra forte, e se questa squadra non dovesse centrare il traguardo dei playoff sarebbe un fallimento. Lo ribadisco con forza, perché se io vado ad analizzare le rose della Serie B e analizzo la mia, a meno che non ci addormentiamo o diventiamo una banda di sciagurati, non possiamo che centrare questo obiettivo. L'ultima, Presidente, un eventuale mancato risultato con la Salernitana potrebbe rimettere in discussione Zeman? Ma noi non rimettiamo in discussione nessuno, perché ripeto, noi abbiamo in ogni anno della mia gestione abbiamo sempre portato avanti dei progetti. Non vi dimenticate che l'anno in cui abbiamo vinto il campionato a Terni, Massimo Oddo si era praticamente dimesso. E dopo quante partite, quante sconfitte, mi sembra 5 o 6, se non vado a 9 risultati senza vincere. E bisogna credere in quello che hai, nell'organico che hai, in quelle che sono le risorse che tu hai. E io penso, ripeto, ribadisco che questa sia una squadra, un gruppo forte, e quindi deve uscire fuori per forza da questa situazione. Restiamo a parlare del Pescara. Tra i nuovi arrivati c'è grande attesa per vedere all'opera l'attaccante Filippo Falco, che sta recuperando da una distorsione al ginocchio subita proprio nel primo allenamento in biancazzurro. Il giocatore conta di rientrare in gruppo entro una decina di giorni. Ascoltiamolo. No, sto meglio, sto cercando di recuperare il prima possibile. Sicuramente è stato un imprevisto che non avevo messo in considerazione, quindi sto recuperando e spero di essere disponibile al più presto. Quando potresti rientrare? Possiamo indicare più o meno? Ma io spero settimana, sto lavorando a parte, spero settimana prossima di fare qualcosa in gruppo e magari essere già disponibile, se no sicuramente la settimana dopo rientro in gruppo. Perfetto. A parte l'infortunio, i primi giorni come? No, ho trovato un ambiente dove si può fare veramente bene, ho trovato un gruppo, infatti ho legato già con tutti, è una squadra di qualità, e c'è il mister che ci può dare, mi può dare una grande mano, quindi ho tutto per fare bene come la squadra. Sì, no, e come ha detto anche Gravi, essere allenato dal mister 3 mesi, 4 mesi, 1 anno, secondo me ti cambia totalmente anche il modo di pensare. No, all'inizio sono arrivato, non ero in condizione, poi ho avuto un infortunio e sono stato un mese fermo. Poi sinceramente ho preso un po' la botta dell'anno scorso, ero convinto di rimanere a Benevento e fare la Serie A, non è stato così, quindi un po' mentalmente l'ho pagato un po'. Però adesso ho riazzerato tutto, quindi spero di riconquistarmela magari anche con il Pescara. Senti, trequartista esterno, chiaro che nel modulo di Zeman trequartista non c'è, ma tu sei più l'uno o più l'altro? Sono quello dove mi mettono, quindi no, ho fatto il trequartista, ho fatto l'esterno, quindi posso farli entrambi. Il mister col 4-3-3 sicuramente vorrebbe farmi giocare largo e sono contento perché posso rientrare col mancino. Ha fatto male vedere quella sconfitta del Pescara con Perugia? Ma sicuramente avrei voluto giocarla, quindi, però sì, un po' ci sono rimasto male, però va bene, il campionato è lungo, ci sono tante partite, quindi dobbiamo riprenderci per forza. È un Pescara da playoff almeno? Sulla carta sì, c'è sempre il campo a giudicare, quindi però ho trovato un gruppo di qualità e possiamo toglierci soddisfazioni.
Adesso scendiamo di categoria per parlare del Teramo. Sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria a dirigere la partita di sabato sera alle 20:30 tra Fermana e Teramo. Assistenti De Chirico di Barletta e Lillo di Brindisi. Il momento del Teramo non è affatto semplice, ma il difensore Sales non ci sta e ostenta fiducia ed ottimismo in vista delle prossime gare. Ne usciremo fuori, garantisce l'ex difensore della Carrarese che andiamo ad ascoltare. No, io dico la verità, io sono magari anch'io sono un giocatore magari che faccio anche delle partite nel mio agonismo, però io credo che anche i miei compagni magari lo dimostrano in maniera diversa, però anche i miei compagni lottano su ogni pallone, magari a volte io sono magari un po' più eccessivo, a volte mi devo anche trattenere un po', cioè confronto ai miei compagni, però ripeto, questo è un gruppo dal primo all'ultimo che lotta fino a su ogni pallone. E credo che comunque dobbiamo continuare su questa strada qua. È vero, siamo in un momento di difficoltà, dobbiamo chiuderci tra di noi e lottare ogni domenica per cercare di portare più punti possibili da qua a fine campionato. Secondo me è anche un momento che ci gira un po' male, perché comunque a volte degli episodi, guarda domenica, abbiamo preso un tiro da tre quarti e abbiamo fatto gol. Poi dopo sinceramente abbiamo creato, magari in questo momento ci manca anche quel pizzico di fortuna che magari in altre partite ci è andata meglio, magari pareggiando le partite magari al 90esimo. In questo momento siamo un po' in difficoltà, ripeto, anche perché i risultati comunque non ci stanno andando bene, quindi sai, poi prendi i gol e non è sempre facile andare a recuperare. Però ripeto, siamo un'ottima squadra, è vero, ora giustamente ci prendiamo le nostre critiche, tutte quelle che volete. Però dobbiamo continuare, non pensare a nessuno e stare a fare dentro lo spogliatoio, cercare di creare uno spirito per andare a cercare di fare più punti possibili. Io sono fiducioso e quest'anno ne usciamo alla grande, secondo me. Anche se non siete convinti, però va bene così. Mi fate ste facce così, però va bene. No, no. È tutto anche per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sulla nostra pagina YouTube e sul sito www.tv6.it. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.